All'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento sono connesse altre tre importanti innovazioni. In primo luogo, l'evoluzione della tecnologia con la fabbricazione di utensili adatti a lavorare la terra e i suoi prodotti, come l'aratro, la mole di pietra per macinare i cereali e per conservarli, la ceramica. In secondo luogo, lo sviluppo dell'artigianato. Con l'introduzione dell'aratro e di altre tecniche di coltivazione, la produzione di beni alimentari non impegnava più tutta la comunità, per cui molti poterono dedicarsi ad attività come la lavorazione dei tessuti, delle pelli, la realizzazione di contenitori in ceramica e di utensili. Infine, la terza grande innovazione è la formazione di insediamenti stabili e via via sempre più resistenti, che gradualmente danno vita a comunità complesse come quelle dei villaggi. All'interno di esse, come documentano i resti delle sepolture, si delinea una struttura gerarchica e una differenziazione interna funzionale alla gestione di una realtà complessa. Nascono così le prime forme di governo, per cui la gestione delle funzioni e dell'organizzazione della comunità, per esempio la difesa del territorio, i culti religiosi, viene affidata a individui ritenuti più adatti oppure a un gruppo ristretto di soggetti.